E siamo di nuovo in diretta, abbiamo visto le bellezze della riserva naturale regionale Sentina, una riserva da visitare, tanti bambini lo hanno fatto, abbiamo sentito dal presidente e dal direttore, un luogo anche molto bello, tra altre cose, da visitare in bicicletta con dei percorsi cicloturistici che rappresentano in questo momento una opportunità per gli appassionati, quella che è proprio che è un territorio di confine tra Marche e Abruzzo e di questo ci piace anche parlare con Daniela Montalbano, Daniela Montalbano, che è docente di cicloturismo, che tra altre cose abbiamo avuto già qui in altre circostanze. Grazie intanto Daniela Montalbano per essere qui con noi. Un territorio davvero bellissimo questo, no? Che ci permette davvero di scoprire quanto siano poi vicine Marche e Abruzzo e di farlo anche in bicicletta, aspettando, come abbiamo sentito prima dal direttore e dal presidente, quelli potrebbero essere anche dei percorsi che verranno ultimati presto, no? Allora, le guide, gli istruttori di cicloturismo sportivo che noi formiamo oramai da 5 anni in tutto il territorio nazionale e non solo, anche in Europa, noi li chiamiamo, io li chiamo gli ambasciatori lenti dei territori, perché in qualche maniera, attraverso questi nuovi turismi, che sono i turismi sostenibili in bicicletta, non dimentichiamoci che il 2016 è stato l'anno dei cammini, cosa accade? Che i territori, anche quelli dimenticati, anche quelli negletti, i cosiddetti, termine orrendo, territori minori, vengono invece rivalutati, diventano pieni di attrattori, attrattori culturali, attrattori naturalistici, attrattori enogastronomici. In attesa poi che appunto questa cerniera, quella che rappresenta una pista che diventerà una volta ultimata, una delle piste più belle d'Europa, se non la più bella, visto che è sul mare, venga ultimata e permetta questo collegamento tra Marche e Abruzzo, no, Daniela Montalbano? Esatto, i nuovi turismi non amano molto i confini, perché un turista in bicicletta non è tenuto a sapere in che regione si trova. E stiamo parlando, quella di cui stai parlando tu, ha un nome meraviglioso, siamo sulla Bike to Coast, che fa parte di una rete, di una grande ciclovia ancora più ampia, che arriverà insomma fino alla punta estrema dell'Italia, che collegherà tutta l'Italia, ed è chiamata Bike to Coast proprio perché collega dei tratti marittimi. Siamo completamente sul mare e la cosa più interessante, sia per la regione Marche che per la regione Abruzzo, è che questa ciclovia via meravigliosa, dove si vengono intersecate riserve naturali e elementi di patrimonio archeologico e artistico straordinari, e anche affiancheggiata da una linea ferroviaria. Ecco qui che quindi i chilometri, Si l'attraversamento potrà dei andare con la borghi, bici andare a con la vedere. bici, poi appena ci si stanca si E poi prende il magari treno. andare a vedere anche questi i tanti paesi che riservano oltre, come dicevi giustamente, risorse di vario tipo, anche delle bellezze, anche delle particolarità gastronomiche, ma anche luoghi di arte, luoghi di cultura e luoghi di storia. Perché no? A questo proposito, noi intanto ci ha raggiunto in studio il regista Alessio Consorte. Buongiorno, e grazie per essere qui con noi. Dicevamo, perché no andare a visitare in bicicletta i territori anche storici del posto, e Alessio Consorte ne sa qualcosa di aver visitato tutto ciò che riguarda il territorio italico, possiamo definirlo così, un territorio dove i popoli italici hanno fatto la storia. In questi giorni, tra altre cose, un grande successo per il film di Alessio Consorte, Decumano Maximo, che proprio
di questi territori parla e di questi popoli. Complimenti intanto per questo, in attesa di quello che annunceremo tra pochissimo, che è il prossimo film di docufilm di Consorte, che riguarda proprio le cinte fortificate. Intanto complimenti per l'ottimo risultato di Decumano Maximo. Grazie, veramente grazie. Devo dire che è l'unico film di archeologia in giro nelle sale italiane. Non è facile. Non è facile, è un unicum. Film di archeologia che riguarda poi certe caratteristiche, no? Certi posti. Sì, assolutamente. Io dico sempre che di solito il tesoro è seppellito. Noi invece il tesoro ce l'abbiamo sopra le montagne, perché abbiamo delle montagne sacre, delle montagne bellissime, con queste cinte fortificate, ocres o centri fortificati, che poi sono collegate da strade antiche, italiche, prima e romane poi, oppure comunque costruite anche insieme, e su questo sto studiando parecchio per trovare una soluzione alla storia proprio di questa rete viaria, che è un altro patrimonio unico della nostra regione, la rete viaria, i valichi. E appunto parlavo con Roberto Sant'Angelo della Regione Abruzzo, vicepresidente, che si è molto appassionato alle cinte fortificate, e probabilmente vorremmo parlare di un cammino, di un percorso, difatti anche con la Daniela Montalbano potremmo fare sicuramente una bellissima collaborazione, perché tra bici e storia, archeologia e storia del dei popoli italici. Intanto rivedendo proprio le immagini del film, che proprio su questi territori ai quali abbiamo fatto riferimento ha fatto la sua fortuna e ha illustrato quelle che sono proprio le caratteristiche. Tra le altre cose, noi ne avevamo parlato già ad ottobre, prima che uscisse il film. Adesso, con diverse uscite, diversi appuntamenti, anche nel Teramano nei prossimi giorni, c'è stato a Pescara nei giorni scorsi, per essere un film storico, un film di archeologia, possiamo definirlo così, non era facile, no? Consorte. Non era facile, però è stata una scommessa, devo dire, vinta, perché ho proposto il film a Milano, all'Anteo City Life, che è uno dei cinema più belli d'Italia. All'inizio erano un po' scettici, poi ho detto, vabbè, ci proviamo, facciamo tre giornate, una programmazione al giorno, perché è chiaro, si parla dell'Abruzzo, a Milano è difficile che verrà qualcuno. Devo dire che la sala era strapiena, 130 posti, 130, e altri purtroppo sono dovuti rimanere fuori. Alla fine della proiezione, grande dibattito, tra virgolette ho preso tre clienti, perché tre famiglie milanesi puro sangue, verranno in Abruzzo e mi hanno fatto vedere che già hanno prenotato. Una promozione di questo Abruzzo che non è c'è un film più, ma è comunque adesso invece ugualmente interessante e accogliente. Ecco, queste sono poi le immagini, tra le altre cose bellissime, ecco, che riguardano proprio i luoghi. La cinta della battaglia, il cuore della battaglia è proprio... sarà uno dei primi luoghi che queste tre famiglie milanesi verranno a visitare. Mi hanno chiesto proprio le coordinate per cercare di capire questa battaglia, sì. Tra le altre cose che tu hai illustrato magnificamente nel bello questo tuo film, documentandoti, tra le altre cose. Sì, mi sono documentato sia dalle fonti scritte, sia dagli storici che hanno studiato veramente il territorio sul campo, ma anche da fonti nascoste che mi hanno appunto raccontato dei segreti, diciamo, di queste scoperte, che ovviamente a livello giornalistico ho coperto con una maschera perché non posso rivelare l'identità. Per mantenere il segreto professionale in questo caso. Diciamo così. Ma bisogna dire che, a proposito di studi e di archeologia, darai adesso continuità
al tuo lavoro con questa ricerca delle cinte fortificate che sono in particolare in Abruzzo, ma anche nelle Marche, rappresentano proprio un territorio particolarmente fertile per il tuo lavoro che stai cominciando già a preparare. E speriamo di poterti portare fortuna anche in questa tua nuova avventura. Grazie. Prossime tappe a questo proposito, diciamo così, archeologiche, quali saranno e quali saranno poi anche i territori che andrai a scoprire, a calcare? Sì, la novità di questo documentario, diciamo, è la scoperta del cielo d'Abruzzo in relazione a come lo vedevano i popoli italici. Quindi queste cinte, queste linee sono tutte astronomicamente orientate. Questa è una grande novità che ha appassionato sia l'INAF che ed anche altri ricercatori di archeastronomia, di cui abbiamo presentato un progetto alla SEAC, e in base a tutte queste nuove informazioni che appunto saranno oggetto di discussione e di racconto nel prossimo documentario. Oh, sulle dei territori proprio che offrono per caratteristiche appunto ospitalità a quella che sarà poi l'ambientazione e quelli che saranno i tuoi lavori, il territorio abruzzese in particolare, ci sarà, non so, Montorio, facevi riferimento, oppure altri luoghi particolari? Ma di Montorio Alvomano innanzitutto io ringrazio Fabio Altitonante, consigliere della Regione Lombardia, che è venuto a vedere il film a Milano. E gli è molto piaciuto, tant'è vero che mi ha proposto una proiezione imminente a Montorio. E ringrazio anche l'assessore alla cultura della Regione Lombardia, che mi ha scritto un bel messaggio di augurio. Anche lo staff del sindaco Sala mi hanno inviato un messaggio per augurare una buona prima a Milano. Ciò che non è avvenuto, da il nostro presidente della Regione e l'assessore alla cultura che ho invitato personalmente, quantomeno potevano mandare una mail per dire grazie. Impegnatissimi in questi giorni. Sono impegnatissimi, cose, però questo film parla del nostro territorio, quantomeno potevano farsi sentire. Gli rinnovo l'invito. Non una mancanza, ma del resto questo è stato un periodo. Rinnovo l'invito, ci tengo particolarmente. L'invito di consorte ai vertici della Regione per quello che è un appuntamento che sicuramente sono interessati a seguire, ma in questi giorni non è stato facile seguire l'agenda e le cartelle, non per naturalmente fare l'avvocato presidente e vicepresidente della Regione, ma spiego anche in base a quello che in questi giorni, tra altre cose, impegnatissime anche con l'accoglienza in queste ore per i profughi che arrivano dall'Ucraina. Per quanto riguarda i territori dei quali abbiamo parlato con Daniela Montalbano, possiamo sintetizzarli anche come dei territori che offrono delle risorse ambientali e anche dei percorsi ai quali stava facendo riferimento anche Alessio, dei percorsi che rappresentano delle possibilità anche per voi che fate questo mestiere, esatto, e professione. Allora, quello che ha detto Alessio mi riempie di gioia e di rinnovellata speranza. Questo sistema della rete viaria, le strade secondarie, le carrarecce, che spesso noi andiamo ricercando come fa un cane con i tartufi. Io ieri personalmente sono andata a rotolarmi nel fango in dei percorsi rurali straordinari nell'area di Torre Vecchia Teatina, il fiume Nora, insomma percorsi meravigliosi, e sono tutte strade assolutamente dimenticate. Mi sta benissimo la rivalutazione del tratturo Magno, perché sinceramente evoca un discorso culturale e delle radici che noi abbiamo, ma se pensiamo che il tratturo Magno oramai come via è completamente inesistente, ne rimangono solo alcuni chilometri, il discorso che fa Alessio di ricostruire invece una rete viaria ben più complessa non può che assicurarci gioia. Il discorso delle ciclabili. Una rete viaria che potrebbe un po' ricalcare quella storica, e che, perché no, visto che
insomma, la bicicletta adesso è un po' più usata rispetto ai tempi che furono, potrebbe diventare anche un percorso cicloturistico. Ruralità, strade dimenticate, emergenze architettoniche e soprattutto quello che Alessio ha citato, che sono le cosiddette local guide, cioè i personaggi locali che hanno il sentore e il possesso del territorio. Tutto questo va a intercettare un turismo lento, ma il turismo lento ha bisogno anche di territori, di strade rivalutate e soprattutto di accoglienza in termini di bellezza. Che diventa un passaggio fondamentale, tra le altre cose, con Alessio Consorte, abbiamo detto anche vedendolo nelle locandine, c'è stato il passaggio pescarese e adesso ci sarà passaggio nel Teramano. Quali sono i prossimi appuntamenti del tuo decumano Massimo e quelli che, appunto, come hai detto, non solo nei confini regionali ma anche al di fuori dei confini regionali hanno avuto il pienone. Prossimi passaggi? L'Aquila dal 21 al 27 al Movieplex, il 25 appunto al Cinema Smeraldo di Teramo, poi vabbè siamo ancora a Pescara, Sulmona anche questa sera a Sulmona, di Teramo Rieti, hai già detto degli sì. appuntamenti teramani, mi sembra. Siamo stati a Roma, bellissima serata. Ecco, ieri, questo è il 25 ieri. Marzo, abbiamo detto sì. Cinema Smeraldo di Teramo, per gli appassionati in questo caso di popoli italici, ma non solo, perché adesso poi non so se facciamo in tempo forse a rimandarlo proprio un breve trailer giusto per ricordare i nostri appassionati, visto che abbiamo fatto girare la locandina, ne mandiamo proprio uno stralcio proprio per ricordare il lavoro di Alessio Consorte. Sergio, Massimo, grazie a te e a Vera Mattina, perché Vera TV che fa vedere la locandina. Veramente bello, sì. Veramente allora, grazie. Possiamo fare di più, possiamo rimandare il trailer perché ne vale la pena. Vediamo. Decumano Massimo, Alessio Consorte. Marsi, Equi, Peligni, Destini, Marrucini, Pretuzzi, Frentani, Carricini. Sono i popoli abruzzesi che nel 91 a.C. scatenarono una guerra senza precedenti contro Roma e la sua arrogante oppressione. Molte delle guerre combattute da Roma non riguardano due avversari che si vogliono distruggere a vicenda, ma due avversari che si vogliono integrare. Ecco i fromboli trovati nella zona dei Cerri. Sopra quelle colline si è scatenato l'inferno. Queste sono armi di 2000 anni fa. Nelle monete della guerra sociale, lei ha presente cosa c'è nella raffigurazione, no? Cioè c'è il toro che azzanna la lupa. Il toro, che in associazione alla Luna e a Marte, secondo le antiche credenze, creava una potente energia spirituale. Noi camminavamo in mezzo alle tombe, come si cammina in mezzo alle tombe etrusche. Avrebbero potuto, in fin dei conti, questi italici anche sopraffare Roma? Certamente avrebbero potuto. In studio, molto bello, tra le altre cose, dicevamo nel seguito anche questo sulle cinte fortificate, ci saranno questi luoghi che abbiamo visto nel film di Alessio Consorte, anche sotto forma poi, così come è accaduto nel Decumano Massimo, appunto di questa storia che riguarda il territorio, in questo caso abruzzese, con anche queste stelle, no, che rappresentano un po' la caratteristica consorte anche del territorio, immaginandolo così come era, come le vedevano i popoli italici.
Sì, anche questa era una nota proprio sconosciuta, invece ha aperto un mondo, tant'è vero che dei dati importanti che sono usciti proprio dalle cinte dei popoli italici o da alcuni templi come quello di Angizia, hanno aperto un mondo anche a livello internazionale. C'erano dei veri e propri percorsi, Assolutamente sì, tant'è vero che qualcuno ha cercato anche di deridere questa news così importante. Poi invece ho invitato a seguire solo un corso di archeastronomia oppure far parlare con dei professori dell'INAF, degli scienziati, e hanno capito che cos'è l'archeastronomia, che è una scienza. L'astronomia attraverso anche le cinte fortificate, e questo sarà bello seguirlo nei prossimi appuntamenti. Per chiudere, questi percorsi, tra altre cose abbiamo parlato di stelle con Daniela Montalbano, voi come esperti anche del settore cicloturistico organizzate dei percorsi per andare a vedere le stelle, non c'è la possibilità, come sta cercando di costruire Alessio Consorte, di immaginare come le vedevano i popoli italici, però la possibilità di farle vedere c'è anche in bicicletta, no? Allora, intanto abbiamo riscoperto che siamo tutti primordiali, nel senso che il rapporto con la natura ci porta a riscoprire tantissime cose, tra cui ecco anche che cosa accadeva in cielo. Il cielo sicuramente doveva essere una guida, se pensiamo che ancora avete oggi... dei percorsi voi specifici proporre a chi vuole andare a vedere. Ci sono assolutamente, sono molto legati chiaramente proprio alle condizioni astronomiche, nel senso che quando c'è la luna piena No, assolutamente, basta che ci sia la luna piena. Per esempio, diciamo, è stata fatta una bella ciclopedalata sulla neve, sul Voltigno, con una luna piena. E quindi la bicicletta può... guardate che ve lo dico a fare. Stupendo. Assolutamente stupendo. E quindi chiaramente le notturne in bicicletta sono... Verrà immagino anche poi Alessio Consorte con la sua... telecamera che non abbandona mai. Ad Alessio noi dobbiamo tanto, perché lui diceva riempito i cinema anche fuori regione, ma questo è un prodotto fuori regione, perché noi abbiamo tantissimi fratelli e eccellenze abruzzesi e non solo italiane all'estero, che sicuramente amano essere considerati non solo dei mangiatori di arrosticini, ma forse qualche cosa molto importante. Ci ha ridato dignità. Posso fare l'annuncio? La chiusura ad Alessio, sì. No, io siccome vi voglio bene, ci tengo, vi rispetto, quindi vi rinnovo di nuovo l'invito sia al presidente Marsiglio che al nostro assessore. Bene. Di poter venire a vedere Decumano. Mi invito perché ci tengo. E Alessio Consorte, esatto, che tiene molto, naturalmente, oltre che al suo film, anche in questo caso alla storia dell'Abruzzo. Grazie, il tempo è davvero terminato. Grazie a Daniela Montalbano, guida cicloturistica, che ci ha parlato dei percorsi anche che riguardano questa nuova passione, che tra altre cose ha tantissimi proseliti, tantissima gente che segue. Grazie ad Alessio Consorte, in bocca al lupo per il prossimo film, grazie per essere stato con noi e grazie a voi che ci avete seguiti in questa mattinata. Vi lascio alla programmazione di Vera TV. Vera Mattina torna invece come sempre domani alle 9. Grazie e arrivederci.